Ha combattuto una battaglia da sola, per anni e anni, contro uno stalker maledetto che l'ha perseguitata giorno e notte. Alla fine lui l'ha aspettata nel parcheggio dell'ospedale di Sant'Omero dove lavorava e l'ha uccisa, tagliandole la gola, quasi una decapitazione. È morta così Esther Pasqualoni, oncologa teramana, 53 anni, con due figli adolescenti. Già da tempo aveva avuto il coraggio di denunciare alle forze dell'ordine quest'uomo che le rendeva la vita impossibile, pedinandola dovunque andasse, inondandola di messaggi sul telefono e su Facebook, ma le sue querele erano state archiviate, come spesso accade. Esther aveva conosciuto il suo persecutore anni fa, in occasione del ricovero del padre, e da allora è iniziato l'inferno. Esther si è sentita sola. Le denunce sono state archiviate e lei magari non si è rivolta a un centro antiviolenza, in provincia c'è? Sì, in provincia c'è il centro antiviolenza La Fenice che noi tra l'altro posso dire siamo forse uno dei pochissimi enti che lo gestisce direttamente. Tra l'altro è proprio in questi giorni stiamo rimodulando il servizio per consentire alle donne non soltanto l'ingresso programmato ma anche l'ingresso in emergenza, perché ci siamo accorte dai dati che sono, diciamo, che normalmente analizziamo, che spesso e volentieri le donne hanno bisogno proprio di prima emergenza. Lei è un avvocato, cosa si potrebbe fare di più? Allora io che cosa ho notato? Che in questa duplice veste, sia di consigliere con delega alle pari opportunità ma anche di operatore del diritto, ho notato che rispetto al passato le donne sono molto cambiate, grazie anche al sostegno degli enti, delle associazioni, quindi ci sono donne che denunciano, Esther ne è un esempio emblematico perché aveva già effettuato due denunce, però credo anche che sia necessario non soltanto ad oggi fornire questi strumenti che pure ci sono in provincia di Teramo, c'è anche la casa rifugio, ma credo sia anche opportuno dare un giro di vita alla legislazione che già esiste e, diciamo, realizzare comunque, applicare in maniera concreta e puntuale delle forme di tutela che la normativa attuale prevede. È bene ricordare ancora una volta che la provincia di Teramo è stato il primo ente in Italia ad aver istituito un centro antiviolenza provinciale, La Fenice, uno strumento prezioso al quale ricorrere sempre nei casi di abusi e di stalking. Una volta effettuata la denuncia, poi comunque la donna diciamo, si trova un attimino diciamo, lasciata a se stessa, cioè non è proprio più seguita dalle forze dell'ordine, dagli operatori del diritto, quindi io dico un po' più di attenzione anche su questo versante non guasterebbe. Esther Pasqualoni è stata lasciata sola in balia di uno stalker che dopo averle rubato la tranquillità le ha rubato anche la vita. Con lei se n'è voluto andare anche lui, impiccato ad una corda dentro casa per ricordare al mondo che loro erano una cosa sola.